Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi due parole sugli obiettivi per la fotografia di paesaggio e sono sicuro che tutti avete già pensato a un grandangolare. Beh, naturalmente i grandangolari sono perfetti per la fotografia di paesaggio. La focale ideale è quella che va dai 35 mm fino ai 24 mm e io spesso mi spingo molto più indietro con il mio Nikon 16-35 mm f4, che fin da quando l'ho acquistato mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Una cosa che magari in pochi sanno è che per sfruttare al meglio le caratteristiche di un obiettivo grandangolare quando fotografiamo un paesaggio, è molto utile trovarsi in una posizione rialzata rispetto al suolo, rispetto al soggetto. Inoltre, quando immortaliamo un paesaggio, ricordiamoci che la parte in mezzo fa da anello di congiunzione tra il primo piano e lo sfondo ed è quello che attira maggiormente l'attenzione dell'osservatore, per cui curiamolo bene. E poi, se fotografiamo un paesaggio con un obiettivo grandangolare, sarà nostra cura avere gran parte dell'immagine a fuoco. Bene, in questo senso la pratica più comune è quella di impostare la messa a fuoco su infinito oppure di mettere a fuoco a circa un terzo dell'inquadratura, solitamente in quello che viene considerato l'inizio dell'appena citato piano di mezzo. Se poi vogliamo fare i precisi, applichiamo la tecnica della distanza iperfocale, che una volta calcolata anche tramite delle app che sono presenti per smartphone, ci consentirà di avere dalla metà della distanza iperfocale fino all'infinito una nitidezza accettabile. In pratica tutta la foto sembrerà perfettamente a fuoco. Tuttavia ragazzi, per fotografare un paesaggio non è che dobbiamo usare sempre, solo ed esclusivamente un obiettivo grandangolare. Possiamo ottenere dei grandi risultati anche utilizzando ad esempio un teleobiettivo. Grazie a un teleobiettivo infatti possiamo cogliere dei dettagli lontano da noi, isolandoli. Tuttavia noi esseri umani non riusciamo a isolare completamente un soggetto. Lo vedremo sempre all'interno del suo contesto. E questo fa apparire le foto scattate con un teleobiettivo come un qualcosa fuori dall'ordinario, ma non per questo una cosa da rifiutarsi. Conviene non esagerare, ma appunto non per questo rifiutarsi completamente di utilizzare un teleobiettivo appunto per fotografare i paesaggi. Con un po' di esperienza secondo me si possono ottenere degli scatti davvero molto belli. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Io vi ringrazio della visione, come sempre, di tutte le iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate. Se volete sapere che obiettivi utilizzo per i paesaggi, uno lo sapete perché l'ho appena citato, il 16-35 mm f4 della Nikon, e l'altro è il Samyang 14 mm f2.8 che utilizzo per gli scatti in notturna, che mi dà veramente tante soddisfazioni pur essendo un obiettivo abbastanza economico. E niente, io come al solito rinnovo i miei ringraziamenti, vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!